L'ARPA conferma l'emergenza rifiuti tossici in Sicilia esiste. Nella mappa del rischio anche la miniera Ciavolotta ad Agrigento. Gloria Scafè. La bomba ecologica d'orologeria ha fatto scattare il suo tic-tac anche in Sicilia. L'emergenza dei rifiuti tossici in Sicilia esiste, ammette Francesco Licata di Baucina, direttore generale dell'ARPA Sicilia. E noi abbiamo un preciso monitoraggio di molti dei siti, ex discariche e miniere dismesse, che con tutta probabilità sono caratterizzati da contaminazioni nel sottosuolo. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente punta il faro sulle discariche pubbliche, in particolare su 4 strutture, Agrigento, Gela, Enna e Messina, sulle quali il direttore Licata conferma criticità in fase di controllo. Dati preoccupanti che allarmano l'assessore regionale Nicolo Marino. E allargando il campo, il problema delle discariche è il post-mortem, cioè quando si esauriscono. E in una regione in cui tutte le strutture pubbliche e private sono state da sempre gestite in deroga, è chiaro che lì dentro ci può essere di tutto, dichiara Licata. Il ci può essere di tutto rimanda all'idea dei rifiuti tossici provenienti dall'Europa e dal Nord Italia, sui quali starebbero indagando alcune procure siciliane anche a seguito delle rivelazioni del camorrista pentito Carmine Schiavone. Ma al riguardo Licata non mette la mano sul fuoco, né tantomeno ne esclude la possibilità e afferma: se avessimo più risorse, molte risposte si potrebbero trovare prima e meglio. Intanto l'ARPA prova a ripartire dal MIAPI, monitoraggio e individuazione delle aree potenzialmente inquinate, con 10 milioni di euro per Sicilia, Campania e Calabria, finanziati dal PON Sicurezza e gestiti dai ministeri dell'interno e dell'ambiente. Ad oggi, tra i siti a rischio contaminazione, a partire da cave e miniere dismesse, il dossier dell'URPS segnala, oltre quella ormai famigerata di Pasquasia a Enna, le ex cave incriminate sono quelle di Bosco a San Cataldo, Raineri a Mussomeli, Ciavolotta ad Agrigento, San Giuseppe, Framedilli e Augusta. C'è anche un lago, il Soprano, di Serra di Falco. Considerato che in Sicilia giacciono 691 cave dismesse, ci sarà di che sbizzarrirsi. La fase successiva del progetto MIAPI sarà quella di rilevazioni aeree, rivela il direttore Licata, con mezzi dotati di magnetometri molto sofisticati per misurare la presenza di rifiuti tossici. La terza ed ultima fase prevede i sopralluoghi dei tecnici di ARPA e NOE dei Carabinieri. Ci si domanda infine circa l'esplosione delle bombe ecologiche, un'esplosione silenziosa probabilmente già avvenuta considerato l'elevato numero di morti di tumore in più città siciliane.